Me lo avete chiesto in tantissimi e ve l'ho ovviamente portato. Il buon Fabio è telefonicamente qui con noi. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti, vi saluto subito perché c'è tanta carne da mettere sul fuoco questa sera, tanto per cambiare. Ciao anche da me. Prima di cominciare, vi invitiamo a lasciare una marea di mi piace per tanti altri contenuti sul mondo del calcio. Vi ricordiamo di iscrivervi e di attivare la campanellina per ricevere sempre le notifiche sul cellulare quando pubblichiamo qualcosa. C'abbiamo un altro canale YouTube di calcio e un canale extra calcio. Comunque, i canali li trovate in descrizione o compariranno qui durante il video. Dobbiamo parlare soprattutto di Paris Saint-Germain e Juventus, ma anche ovviamente di Salisburgo-Milan. Ovviamente, Io partirei ovviamente. un po' più soft, partirei con un risultato utile, sicuramente un pareggio è un qualcosa da non buttare via, no? Se consideriamo anche una trasferta non poi così facile per il Milan. E poi passiamo a Paris Saint-Germain e Juventus. Concordo assolutamente con quello che hai detto, perché poi neanche a farla apposta nei pronostici avevamo anche lanciato una sorta di monito nei confronti del Salisburgo, perché ormai lo conosciamo bene, in Champions è veramente una squadra che nelle ultime stagioni si è sempre messa molto bene in mostra e si è resa protagonista di tante belle partite. Lo ha confermato secondo me anche questa sera, che in casa specialmente è una squadra difficilissima da affrontare per chiunque. Quindi esordio quello del Milan in questa Champions molto più difficile di quello che tante persone avevano immaginato, Me perché compreso. obiettivamente sì, forse anche te, perché io l'avevo detto, facciamo attenzione al Salisburgo perché non sarà una passeggiata per il Milan, che poi tra l'altro faccio un piccolo accenno al girone del Milan e nell'altra partita che si è disputata nel pomeriggio il Chelsea perde clamorosamente contro la Dinamo Zagabria. Te posso fare sta Quindi domanda prima che vai avanti? Per sì, certo. il Milan, secondo te, è positivo o negativo che ha vinto la Dinamo Zagabria e non il Chelsea? Guarda, non vorrei che questa sera, proprio perché hanno visto un risultato a loro che poteva essere favorevole, siano scesi in campo con meno concentrazione. Secondo me Hanno no. visto che il Chelsea ha perso e forse inconsciamente hanno subito l'effetto opposto. Quindi invece che scendere in campo con la voglia e la ferocia di azzannare l'avversario e portare a casa i punti fondamentali, si sono fatti fregare. Non vorrei che è successo questo. Ma guarda, io non l'ho interpretata così. Ho visto un Milan che secondo me ha dato il 100% di sé. Credo che la Sei sicuro differenza che non poteva fare leggermente meglio? Cioè, secondo me Salisburgo, per quanto De meglio difficile lo la poteva fare sicuramente, però credo che questo era il Milan di stasera, di ieri sera. se invece fosse stato il Milan visto contro l'Inter? È una bella provocazione la tua, non credo riusciremo mai a trovare risposta però. Scusatemi, il Milan, proprio perché fa una grandissima partita contro l'Inter, forse ha sprecato tante energie, forse anche Quello è il derby probabile. non ha giocato a favore del Milan e all'esordio in Champions si è trovata con un po' meno energie del solito. Per fortuna è arrivato comunque un pareggio che secondo me, per come si è già messo il girone, la classifica del girone, già adesso è un punto importante, perché se il Chelsea può perdere fuori casa con la Dinamo Zagabria, vuol dire che può succedere qualunque cosa in questo girone. Quindi Mamma mia. portarsi a casa un punto da Salisburgo non è per niente male. Intanto un punto l'hai preso, poi vediamo il proseguio. Certo è che devi, secondo me, fare quel passo in avanti che ti permette poi di vincere e ti porta a casa 3 punti, perché se non vinci, di certo non ti puoi qualificare per la fase successiva. Io nel mio contenuto di ieri dicevo, vince la Dinamo Zagabria, mette 3 punti e li toglie al Chelsea e sicuramente è un'altra concorrente in più, no? Per 2 posti disponibili per andare alla fase successiva. Alla fine forse è anche abbastanza negativo. Se la leggiamo in questo senso, sì, si aggiunge quella squadra che forse tutti noi potevamo immaginare come la squadra più debole, Sì. e invece adesso, dopo già la prima giornata, si ritrova con 3 punti. E giustamente credo che alla Dinamo Zagabria, se facciamo la domanda e dicono: abbiamo battuto il Chelsea, perché non possiamo credere non tanto di vincerlo questo girone, ma perlomeno di provare a puntare al secondo posto? Sì. Perché obiettivamente lo possono fare se battono il Chelsea, che è la squadra oggettivamente più forte. Se parliamo di giocatori sulla carta, Certo. penso che se possano fare la domanda di cavolo, forse ce la possiamo fare pure noi. Il Milan tradotto deve impegnarsi parecchio, però Come ho detto prima.
Andando a guardare anche al netto di tutto quello che è successo nella partita, le occasioni che ci ha avuto il Salisburgo, l'errore del Milan che ha portato al vantaggio loro e poi il successivo pareggio del Milan, secondo me è un punto d'oro, vedendola come si è Esatto, messa. sì, infatti alla fine dei conti sì, come ho detto è un punto importante quello che il Milan guadagna contro Salisburgo in trasferta, Certo. perché comunque è una trasferta difficile, quindi secondo me alla fine dei giochi va benissimo, diamo un 6 per la prestazione, per il risultato acquisito e tutto quanto, il Milan comunque sufficiente, ma non Ok. di più. Paris Saint-Germain e Juventus, caro Fabio. Partita dai due volti, Ma forse pure perché quattro. sì, però in generale il primo tempo è una cosa, il secondo è tutt'altra. Cioè, sembra che siano scese in campo quattro squadre invece di due. Ho detto pure io nel video una cosa Sinceramente, del genere, ho detto. cioè, obiettivamente, se tu vai a vedere il primo tempo, puoi pensare che dopo 30 minuti, dopo 35 minuti, il Paris Saint-Germain sia in vantaggio per 4-5-0, perché le premesse con cui inizia la partita non sono di certo le migliori per la Juventus. Ma per stasera, io veramente comincio ad alzare le mani e a dire: ma veramente, veramente è così forte? Cioè, continua a dimostrare sistematicamente una strapotenza, proprio quasi una onnipotenza. Può fare quello che Imprendibile, vuole, imprendibile, imprendibile, fa quello che imprendibile. vuole, non guarda in faccia a nessuno, prende palla al piede, si allunga palla, è imprendibile, fa tutto lui. E Mamma mia, è diciamo che fenomenale. anche ben supportato, perché secondo me con Ovviamente. Galtier adesso in panchina non solo c'è una squadra di stelle, come già lo era lo scorso anno con Pochettino, ma forse adesso comincia anche ad esserci un'amalgama di squadra che può finalmente elevare questo Paris Saint-Germain ad un livello forse mai raggiunto prima. Perché se il Paris Saint-Germain è quello che abbiamo visto nel primo tempo, raga, io non so fin dove può arrivare questo Paris Saint-Germain, ma può essere tranquillamente tra le prime quattro d'Europa, cioè può arrivare a spasso in semifinale. Il rovescio della medaglia è che però all'interno della stessa partita e anche l'anno scorso in realtà, no, una partita sì e una partita no, dimostra dei limiti. Cioè, quella squadra così Assolutamente. imbattibile nel primo tempo, nel secondo Non lo è. tempo si è fatta mettere sotto dalla Juventus, non c'è stata partita per la Juve nel primo tempo, ma nel secondo tempo, ma secondo me vanno dati, come dicevo io nel video, dei meriti clamorosi ad Allegri tatticamente per come la Juventus si è messa in campo, per come ha arginato il Paris Saint-Germain. Secondo me va dato merito sia alla squadra ovviamente, ma anche all'allenatore. Cioè qua si vede l'esperienza di un allenatore che in una partita che sembra praticamente chiusa, finita, è andata, comunque è rimasto sempre in piedi nella partita e a momenti quasi a pareggia, mi viene da dire. Sì, ma sono d'accordo, ma fino ad un certo punto, perché Allegri manda in campo la squadra sia del primo tempo che del secondo. Se la squadra del primo tempo è una squadra che può subire 5 gol in 30 minuti e poi riesci perlomeno a limitare i danni, ma non nel risultato, perché alla fine sono sempre 0 punti, però perlomeno sul piano del gioco e hai avuto anche una reazione, se vogliamo dire che ha limitato i danni, va bene. Ma dobbiamo anche dire che è stato anche un po' fortunato, perché se il Paris Saint-Germain nel primo tempo gliene fa 5, nessuno avrebbe detto nulla. Paris Saint-Germain poteva fare qualunque cosa nel primo Sì, tempo. però come mi dici sempre anche te, conta quando la butti dentro. E ti ricordi che la Juventus sul punteggio di 1-0 con Milik di testa, miracolo di Donnarumma, e a momenti fa l'1-1? È stata sfortunata un po' pure la Juventus, secondo me, paradossalmente parlando. È una situazione che si è squilibrata e riequilibrata continuamente all'interno della partita. Poi ai punti il Paris Saint-Germain doveva vincere tanto a poco, ovviamente. Vogliamo vedere in questo senso, sì, perché se la Juventus butta dentro quel pallone che è capitato sulla testa di Milik, parliamo di 1-1 e la partita ovviamente cambia, Cambia. perché la Juventus ovviamente avrebbe ripreso coraggio, avrebbe ripreso a giocare o perlomeno non sarebbe rimasta a guardare gli avversari. Sul punteggio di 1-1 diciamo che la testa un pochino te va a cambiare, quindi avremmo parlato sicuramente di un'altra partita e chissà che poi nel secondo tempo non avremmo visto un'ulteriore partita ancora più diversa, dove magari la Juventus invece che fare un solo gol, tra l'altro su errore di Donnarumma, magari ne poteva fare due,
e quindi forse anche pareggiarla quella partita. È Però stata brava parleremo mentalmente la Juve. dei se e dei ma. Vincerla non lo so. Vincerla non lo so, No, però vincerla non credo neanche io, Però pareggiarla secondo me, se avessero giocato il primo tempo in una maniera un pochino più decente, un pochino più presente, bastava un pochino di presenza in più, forse avremmo parlato di un'altra Afa, partita. non puoi. Col Paris Saint-Germain devi concedergli quello. Cioè, Allegri è stato bravo anche perché è quello lo stile del gioco. Aspettarli e ripartì. Cioè, co solo così potevano pareggiarla la partita. Tu non puoi pretendere di andare a Parigi con quella squadra e metterli sotto e crea mille occasioni da rete. Prendi i colpi come un pugile alle corde e poi. La Juve ha fatto quello che doveva fare, secondo me. Alla fine gli è andata male, tra virgolette, però è anche il giusto risultato. Non so se la vedi come me, ma credo che più di così non credo potesse fare la Juve. La vedo come la interpreti tu, allo stesso identico modo. Però diciamo che insomma, non mi aspettavo di certo da Juventus all'arrembaggio nei confronti del Paris Saint-Germain. Però non mi aspettavo, ecco, forse una via di mezzo tra il primo e il secondo tempo. Una via di Ok, ci mezzo. C'è sta. Ha stata troppa differenza tra la Juventus del primo e la Juventus fatto del secondo vedere due tempo. squadre completamente diverse, effettivamente, Due c'hai squadre ragione. troppo diverse, troppo Sì, è diverse. Cioè, mancato quello equilibrio. mi fa capire che la Juventus comunque ha delle potenzialità, ma non sta riuscendo a trovare la continuità giusta per esprimere quel concetto nei 90 minuti. Devono lavorare su questo, perché se la Sì. Juventus riesce a giocare non alla stessa intensità del secondo tempo, ma perlomeno una media tra il primo e il secondo tempo del Paris Saint-Germain, secondo me può fare molto di più. Nonostante la manifesta inferiorità dal punto di vista tecnico sul campo. Parliamo di due cose completamente diverse. Purtroppo per noi italiani il giorno e la notte, perché se la Juventus è la squadra che negli ultimi 10 anni ha vinto 9 scudetti. E poi abbiamo il Paris Saint-Germain davanti, che c'ha davanti, solo davanti, Messi, Mbappé, Neymar. E che ve devo dire, amici miei, c'è una differenza eclatante. La Juve deve puntare al secondo posto col Benfica che ha vinto e adesso lo scontro diretto col Benfica, oltre che la partita col Maccabi Haifa, diventa proprio decisiva, andata e ritorno proprio. Cioè, tu te rendi conto però che già la seconda giornata ti ritrovi una gara decisiva per il futuro Eh tuo sì, in Champions. Già certo. stai sulla graticola dopo una gara. Non puoi più sbagliare, certo, è ovvio. Assolutamente, non hai più margine d'errore. Assolutamente sì. Grazie per la visione, vi auguriamo una buona giornata e grazie al buon Fabio, Grazie ci vediamo più tardi con tanti nuovi contenuti. a voi. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao belli!